Buonasera a tutti, pronti per un nuovo appuntamento con il TMV News. Vi proporremo tanti contributi realizzati a margine di vari eventi. Iniziamo con Roberto Mancini, il CT dell'Italia, che parla della conquista degli europei con gli azzurri e anche dei prossimi delicati appuntamenti della nostra nazionale. Roberto Mancini, che è stato avvicinato a margine dei Gazzetta Awards. Sentiamolo. Si celebra una cosa già passata, importante, che rimarrà nella storia, e poi penseremo a quella cosa che ci sarà nel 2022. Quello che è stato fatto è stato bellissimo, incredibile, i ragazzi sono stati veramente straordinari e quindi insomma vorremmo ripeterci a breve se sarà possibile. Io spero che ci sia più tranquillità per tutti, che il Covid se ne vada e ci lasci in pace, ci lascia tornare a vivere come prima, quindi questo. Bilossi ci ha detto che bisogna ritrovare la consapevolezza che fino a 4 mesi fa eravamo la squadra più forte d'Europa. Ma come si fa? Vabbè, purtroppo lo sport, il calcio è questo, a volte anche se meriti di vincere non riesci e si complicano un po' le cose, quindi bisogna rimanere tranquilli, secondo me. E ritrovare tutti i giocatori al massimo della forma, credo che questa sia la cosa fondamentale, averli tutti questo. Adesso alcune considerazioni sull'Inter da parte dell'amministratore delegato dei Nerazzurri, Beppe Marotta, anche lui intervistato a margine dei Gazzetta Awards. Si aspettava di essere in testa alla classifica a questo punto della stagione? Dai ragazzi, siamo contenti, ma ancora lungo, per cui godiamoci questo momento. Senta, direttore, io non posso non chiedere a lei, che è uno dei direttori più esperti, più importanti d'Italia, cosa ha pensato ieri pomeriggio? Diciamo che siamo rimasti male, ecco, quello sicuro. Poi non mi addentro più di tanto, ecco, rispetto a quello che sono le regole, e l'amarezza però è profonda. Avete pensato anche voi, direttore, a un ricorso in stile Real Madrid? No, questo assolutamente no. Secondo lei è migliorabile? Sul mercato di gennaio l'Inter farà qualcosa, direttore? Vedremo. È il momento di ascoltare adesso le parole di Daniele De Rossi, grande ex giallorosso, che è reduce dall'esperienza vissuta da collaboratore di Mancini durante i campionati europei. De Rossi parla di questa avventura in nazionale, ma anche della sua Roma. Giudicare una cosa che non hai vissuto non sarebbe molto corretto. Diciamo che dopo che hai raggiunto un traguardo del genere, un trionfo del genere storico, forse un attimo di sbandamento può essere anche fisiologico. Non dimentichiamoci che siamo arrivati veramente a un centimetro dalla qualificazione, che stiamo lì ancora in corsa alla grande insieme ad altre grandi squadre, e quindi non c'è nessun problema, ce l'andiamo a giocare. Bisogna resettare tutto? Come? Bisogna resettare tutto a questo punto per le due sfide con Macedonia e Portogallo? Ma non troppo, non bisogna resettare troppo, anzi bisogna iniziare a ricordarci che eravamo 2 mesi fa considerati la squadra, forse 2 mesi fa no, ma 4 mesi fa eravamo considerati la squadra più forte d'Europa, quindi invece che resettare forse fare un po' di rewind e andare a cercare un po' di ricordi positivi. Cosa deve fare invece, esatto, la tua Roma, cosa deve fare? No, anche lì guarda, non è facile, non è neanche corretto giudicare dal di fuori, non mi sono mai piaciuti ex calciatori, ex allenatori, ex destra, ex a sinistra che commentavano e che arrivavano sempre puntualmente dopo una sconfitta o un momento non molto positivo, quindi preferisco tenermi insomma le mie idee. La Roma ieri ha vinto e forse ha bisogno proprio questo, di vincere un paio di partite, di fare un attimo un filotto che possa riportare un po' di entusiasmo. No, perché entusiasmo c'è, la tifoseria è unita come pochi altri anni l'ho sentita unita, però riportare un po' di convinzione, ecco. Ma può essere che Daniele De Rossi, tifoso, si aspettasse qualcosa di più dai Friedkin e da Mourinho per quello di cui si diceva? Il tifoso non deve aspettarsi niente, il tifoso, che sia Daniele De Rossi o che sia un tifoso meno conosciuto, va allo stadio e deve sostenere la propria squadra. Io ci vado poco allo stadio, ma proprio perché sono abbastanza introverso e non voglio, comunque se andassi allo stadio non passerei probabilmente inosservato. No, vabbè, quello è successo una volta ed è giusto che rimanga un'esperienza unica, ma non mi aspettavo niente, insomma, mi aspetto un progresso, un processo
lungo anni dove la Roma verrà riportata a livelli alti, e credo che le persone che lo stanno iniziando questo processo siano quelle giuste. Adesso uno sguardo alla Juventus e ai suoi problemi, la parola a Van der Sar, grande ex portiere dei bianconeri, lo abbiamo intervistato a margine del Golden Boy, il premio organizzato a Torino da Tutto Sport. Salve, possibile due battute sul campionato italiano, innanzitutto su quest'Inter in testa alla classifica, le difficoltà della Juventus. Sì, cosa ne pensa? Sì, ma adesso è metà stagione, so ancora... C'è spazio per la Juve, ma è stato un periodo difficile per la squadra e speriamo se posso essere sulla posta di Champions League. La Juve risente dell'assenza di Ronaldo, della cessione di Cristiano Ronaldo? Forse Ronaldo è un gran giocatore, ha segnato tantissimi gol per la Juve, ma c'è ancora Morato, Dybala, in Chiesa, sono ancora forti giocatori. L'ultima, secondo lei De Ligt si aspettava crescesse un po' di più o è un percorso normale questo? Non vedo tutte le partite della Juve, ma io penso che Matteo è ancora ancora giovane, ha ancora tanto spazio per crescere con Banucci e Cilini, sono bravissimo difensore. So. Speriamo per Matteo, fatto bene con la Juve. Grazie. Sentiamo ora qualche valutazione, qualche considerazione sul Milan da parte di Ivan Basso, grande campione di ciclismo e rossonero doc. Sicuramente sono tifosissimo, oltre che tifoso sono anche, io vivo molto vicino a Milanello e vivo la squadra e sono veramente molto felice perché si vede che è una squadra che lavora molto bene, ha un allenatore molto bravo, che tra l'altro è anche un ciclista praticante, quindi che conosco, e sono sicuro che sarà un campionato che possono lottare fino all'ultimo, è un campionato che il Milan può vincere, quindi mi auguro veramente di poter festeggiare lo scudetto nuovamente. Allora, in caso di vittoria dello scudetto, facendo tutti gli scongiuri possibili, sei pronto a proporre a Pioli magari una biciclettata da Milanello verso qualche parte? Dove lo portiamo, Pioli? Tutto quello che vuole, se vincono lo scudetto. Grazie. Lo porto io dietro. Parliamo un po' di arbitri anche, perché oggi dal centro VAR di Lissone ha preso la parola il designatore Rocchi. Il punto della situazione? Diciamo che siamo soddisfatti per come stanno rispondendo i giovani che stanno impiegando sulle partite, e per questo mi sento di ringraziare innanzitutto gli esperti internazionali che mi stanno dando una grossa mano, talvolta facendo anche un passo indietro nel far arbitrare un ragazzo in più. Questo è fondamentale, e fare squadra secondo me da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista vi dico c'è tanto da lavorare, perché direi se siamo nemmeno all'inizio del percorso, perché chiaramente quando c'è l'esperienza ci sono anche tante piccole cose da migliorare. Diciamo, siamo moderatamente soddisfatti. Io riparto da una parola, che lei ha utilizzato nello spiegarci questa giornata di fatto storica, soggettività. Spiegarla al grande pubblico non è facile, immagino, però. Non è facile se non si vuole, tra virgolette, accettare il fatto che ci sia dietro un monitor una persona che decide, o comunque che in campo ci sia un arbitro che decide a prescindere da quello che si possa pensare. Quello che sto cercando di fare, quello che stiamo cercando di fare, parlo come AIA in generale in questo caso, è di dare un'immagine arbitrale diversa, perché oggi l'arbitro è visto come una figura non un professionista che va in campo e decide in base alle competenze, alle esperienze e alla professionalità. Talvolta viene messo in discussione su aspetti che francamente ci fanno arrabbiare profondamente. È per questo che cerchiamo di far ascoltare gli audio nostri, come avete avuto modo di poter fare oggi. Cercheremo in futuro di far ascoltarli magari anche pubblicamente, perché comunque non abbiamo, ripeto, niente da nascondere. È chiaro che il concetto di lavoro per il futuro deve essere un arbitro che deve essere visto con occhio diverso. Questo è il nostro obiettivo. Ecco, proprio in questo senso, se torniamo a quella che potrebbe essere una grande rivoluzione, noi abbiamo avuto il privilegio di ascoltare la viva voce di un confronto tra VAR e arbitro in campo. È reale immaginare che in un tempo relativamente breve questo possa essere consentito anche all'utente finale? Allora, per quanto riguarda la decisione, non sta a me, sono scelte politiche che non riguardano me. Io posso dirvi che cerchiamo di lavorare, allenare i ragazzi per un domani essere pronti ad avere una comunicazione che sia spendibile, scusate il termine un po' di marketing. È chiaro che il fatto che la comunicazione sia spendibile a noi serve anche perché, come avete sentito, quando la comunicazione è fluida, corretta, fatta nelle procedure giuste, la decisione è corretta. Cioè, se io vi faccio sentire delle decisioni
ve le faccio scontare senza vedere, capite già da come vengono fatte le comunicazioni che la decisione finale è corretta. E quindi il fatto di lavorare sulla comunicazione a noi ci dà egoisticamente un vantaggio perché ci fa lavorare meglio. Ancora arbitri, l'opinione adesso di Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana ed ex fischietto internazionale, è stato intervistato da Raimondo De Magistris agli Italian Sport Awards a Castellammare di Stabia. La VAR è uno strumento straordinario, il mio ultimo anno da arbitro è stato il primo della VAR e per quanto fossi stato scettico, ma nei miei primi 45 minuti della mia prima partita ho capito le grandissime e immense potenzialità di questo strumento. Se io dovessi prendere i miei 5 errori più gravi della mia carriera, l'avrebbe sanati in pochissimi decimi di secondo. Detto questo, è comunque uno strumento che va utilizzato con grandissima parsimonia. È uno strumento nato per cercare di eliminare i gravi errori, non è uno strumento che deve essere utilizzato come RIS dei carabinieri, quindi nel senso che non deve andare a cercare qualcosa di incredibilmente piccolo o poco importante. Questo è un pensiero mio ovviamente, ma deve sanare quello che può essere un errore chiaro ed evidente a tutti. Ecco, da questo punto di vista, a suo avviso, c'è ancora oggi, dopo 3 anni, un problema di uniformità di utilizzo di questo strumento? Come diceva lei, c'è chi lo utilizza con parsimonia, c'è chi forse lo utilizza troppo. Dal punto di vista del tifoso non si riesce mai a capire quale sia poi il reale e il giusto utilizzo della VAR. Ma l'omogeneità in questo senso sarà difficile sempre più ottenerlo, perché comunque quando ci sono gli uomini ad applicare le cose e non una macchina, è ovvio che, per fortuna ci sono gli uomini, è ovvio che a volte si prendono decisioni non uguali a quelle che magari ha preso un tuo collega, anche perché poi le dinamiche del calcio sono appaiono spesso simili, ma sono quasi sempre completamente differenti. Occhi puntati adesso sulla Salernitana e sulla sua difficile situazione anche dal punto di vista societario. Ne abbiamo parlato in questa intervista realizzata da Raimondo De Magistris con Fabrizio Castori, ex tecnico della Salernitana, e proprio Castori inizialmente in questa chiacchierata ha rivissuto la grande avventura dell'anno passato che è culminata con la conquista della promozione in Serie A. È stata un'impresa bella, emozionante e soprattutto ricca di sentimento. Quando ha pensato che l'obiettivo del secondo posto poteva essere raggiunto? Ma ascolta, l'ho detto anche ai suoi colleghi, il campionato è come una corsa a tappe, non c'è un momento, c'è la continuità che si ha nel mantenere una posizione di classifica, la crescita della squadra, perché le mie squadre di solito crescono al girone di ritorno perché vanno forte, per il tipo di lavoro che si fa già all'inizio della stagione. Io ho imposto un tipo di lavoro che poi la squadra viene fuori alla distanza, quindi il giorno di ritorno è stato un crescendo, siamo stati 7 partite senza prendere gol, abbiamo avuto una continuità di rendimento, di prestazioni, diciamo per la Serie B mostruosa, perché in Serie B il campionato è difficile, puoi vincere con tutti e perdere con tutti, non c'è la prima con l'ultima in Serie B, la prima e l'ultima possono benissimo, come si dice, il risultato non c'è pronostico, quindi è un campionato difficile. La continuità è quella che ti porta al raggiungimento dell'obiettivo. Mister, può farci una fotografia sull'attuale Serie A, partendo dalla corsa salvezza, siamo quasi al giro di boa, e come la vede? Io l'ho detto prima, la corsa salvezza è, secondo me si decide all'ultimo. Io col Carpi ce l'ho a 10, poi ho fatto 38 punti, ho finito 38, quindi ci davano già per seppelliti, e poi invece abbiamo fatto un'escalation clamorosa nel girone di ritorno, no? Perché fare 28 punti li fece l'Inter, quindi noi abbiamo avuto una marcia clamorosa, un recupero straordinario, e lo stesso può succedere di tutto, perché comunque i valori sono quelli, l'importante è che uno, come si dice, no? Si galleggia, si mantiene vivo, perlomeno non si dà per vinto. I primi posti è diverso, perché quelli hanno dei valori assoluti diversi dalle altre squadre e difficilmente, faccio un esempio, per me quelle 4 mantengono il passo fino alla fine, poi magari uno più o meno staranno lì, però difficilmente una cadrà a centro classifica, non so se mi sono spiegato, invece sotto può succedere di tutto, perché comunque i valori sono diversi. Quanto le dispiace questa incertezza societaria che c'è a Salerno? A me dispiace sempre, perché comunque è un momento, a parte l'incertezza societaria, dispiace perché una piazza come Salerno è una piazza che merita di mantenere la categoria, e io mi auguro che ci riesca. Adesso un po' di considerazioni sul futuro del calcio. Sentiamo sempre dal centro VAR di Lissone le parole dell'amministratore delegato della Lega di Serie A, De Siervo.
guardando avanti, pensando al prodotto, cercando di arricchirlo. Lo facciamo oggi con gli arbitri, mettendo a disposizione il miglior VAR, centro VAR in tutto il mondo, ma soprattutto cercando di alzare la qualità del prodotto. Lo facciamo qui sta produttivo, lo facciamo con le grafiche centralizzate, cerchiamo quindi di settimana in settimana migliorare il prodotto che i nostri telespettatori meritano. Torino Servo, le posso chiedere, adesso che un pochino c'è di ripresa dopo il Covid, con gli stadi che si sono riempiti dal punto di vista finanziario, quali sono le vostre valutazioni, riflessioni, c'è ancora molta sofferenza? Sì, siamo in piena crisi ancora, quindi è vero che negli stadi siamo tornati, diciamo in formazione ridotta, ma insomma è ripartito un po' lo spettacolo. Dobbiamo fare di più, il mondo del calcio ha pagato un prezzo altissimo, oltre 1 miliardo e 200 milioni, ma soprattutto, mi va di ripeterlo, è un mondo, diciamo, in qualche modo, dove hanno pagato soltanto le proprietà. Quello che non ha, chi non ha pagato sono i calciatori. I calciatori hanno commesso un atto di egoismo profondo, non hanno ridotto in Italia in nessun modo, in maniera infinitesimale, quelli sono i propri guadagni, per cui questo mondo ha perso 1,2 miliardi, i calciatori non hanno fatto praticamente sconto. Questo l'ho detto in ogni contesto, continuo a ripeterlo, è un fatto grave, perché sono dei modelli, dei simboli che hanno avuto tanto dalla vita e che avrebbero dovuto in quel momento soprattutto mettersi una mano sul cuore, ma anche una sul portafoglio, e dare il loro contributo. Sì, volevo chiederle, questa struttura, questa tecnologia, questi miglioramenti anche a cui aspirate per il futuro di cui parlavo questa mattina, l'anticamera del canale della Lega? Ma penso di sì, nel senso, oggettivamente penso che lo vedrete, lo state vedendo con i vostri occhi, siamo dinanzi a un cambio epocale. La Lega ha costruito una vera e propria media company, al di là delle etichette formali, delle classificazioni giuridiche. Sono 2 anni che lavoriamo in questo senso, oggi vedete i primi risultati concreti. Stiamo andando nella capacità di realizzare un prodotto di qualità in maniera autonoma. Questo non significa che teniamo al di fuori le televisioni, i grandi network, anzi cerchiamo di coinvolgerli, ma non possiamo restare schiavi di un eventuale accordo di mercato che ci veda penalizzati. Quindi affronteremo la prossima asse dei diritti avendo un'opzione in più. Siamo ai saluti per questa ricchissima edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.